Oggi cercherò di salvare e di levare questo scotch a questa povera bestia. Proviamo. Ed ecco qui, ce l'abbiamo fatta a prenderlo. E adesso, guardate qua, serve una forbice. Andiamo dentro e lo andiamo a liberare. Ecco qui. Ciao, non ti succede niente. Allora, serve una forbice un po' più. Vediamo un attimo. Ciao. Stoppalo, stoppalo. Dai che ci siamo quasi. Ed ecco qui il mio amico. Abbiamo tolto tutto. Dai che sei libero. Fagli vedere. Dai. Fagli vedere qua. Guarda qua. Ecco quello che gli abbiamo tolto. Cercate di non essere indifferenti in queste cose, perché sono piccoli gesti ma fanno veramente la differenza. Perché purtroppo quando i lacci sono veramente stretti nelle zampe di questi uccellini, non solo ovviamente piccioni come in questo caso, possono poi far arrivare l'arto in cancrena, perché ovviamente il sangue non circola più. E quindi quando vedete tanti piccioni che non hanno più gli arti, quindi non hanno più le zampette, è dovuto in tantissimi casi a questa cosa qua. E prendeteli pure tranquillamente con le mani, perché non sono animali che portano a noi malattie, statene pure certi, sicuri. Per essere più sicuri, piuttosto dopo lavatevi le mani con un bel sapone, ma ricordatevi sempre che chi porta più malattie all'uomo è l'uomo stesso. Quindi aiutate gli animali e non siate indifferenti, mai. Fate la differenza, che tante piccole cose possono cambiare questo mondo. A presto! Ah, poi, visto che c'è sempre il fenomeno che commenta, faccio vedere che le forbici sono rosse di vernice, perché qua siamo in un negozio di modellismo e sono rosse di vernice e non di sangue, che magari nel video pensavano che magari l'avessi amputato altro. Se vedete, è proprio rosa fucsia perché è vernice, non è sangue. Vedete? Plim 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 plim. Niente, buona vita a tutti. Alla prochaine, sperando sempre in cose belle.